Minacciato e rapinato nella sortita del baluardo San Colombano, vittima di due malviventi, un 37enne lucchese privato d'iPhone, 20 euro ed orologio. Dopo 36 ore di agonia è deceduto l'uomo investito dall'ape mentre stava scaricando legname dal rimorchio dell'auto davanti alla sua casa in via Martiri Lunatesi. Per non dimenticare, consiglio congiunto di provincia e comune all'ex Real Collegio in occasione del giorno della memoria e del ricordo, in programma anche film e visite. Buona la seconda del 2013 per le squadre lucchesi, rossoneri vincono a Mezzolara, l'Arca gioca male ma batte Perugia, le mura valanga su Priolo, unico KO Nuttolino. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione in diretta su Di Lucca. In apertura del nostro telegiornale La Cronaca, prosegue incessante sul nostro territorio l'allarme criminalità. A soli tre giorni dal tavolo prefettizio tra Lucca, Pisa e Pistoia, proprio per studiare soluzioni antifurti e antirapina, una rapina è avvenuta ieri sera intorno alle 18.30 in pieno centro a Lucca. Sentiamo. Attimi di paura ieri sera per un 37enne di Lucca, rapinato da due individui armati di coltello. Erano circa le 18.30. L'uomo, dopo un giro in centro, si avvia a raggiungere l'auto o forse la propria abitazione fuori dalle mura. Opta per passare dalla sortita del baluardo San Colombano e sul suo cammino incontra i suoi rapinatori. Due individui, volto semi-travisato da un cappuccio, età apparente tra i 25 e i 30 anni e accento italiano. Approfittando dell'oscurità e dell'assenza di altre persone, uno dei due banditi, mentre l'altro controlla che non arrivi nessuno, estrae dalla tasca un coltello da cucina e minaccia il 37enne di dargli tutto ciò che ha. Terrorizzato il malcapitato, consegna ai malviventi quello che ha con sé, 20 euro, l'iPhone e l'orologio. Presa la refurtiva, i due si sono dileguati a piedi e al 37enne non è rimasto altro da fare che recarsi in cortile degli Svizzeri per denunciare l'accaduto ai carabinieri che adesso indagano sul caso. E ancora la cronaca, ha avuto un esito purtroppo tragico. L'incidente è avvenuto sabato mattina in via Martiri Lunatesi a Capannori. Giuseppe Mollotti infatti non ce l'ha fatta ed è deceduto nella tarda serata di ieri all'ospedale Cisanello di Pisa. Sentiamo. Un destino crudele se lo è portato via dopo circa 36 ore di agonia. Si è chiusa con il lutto una settimana da dimenticare sotto il profilo degli incidenti, tre mortali in sette giorni. Dopo quello di Serena Nofori e del camionista francese, a smettere di battere è stato anche il cuore di Giuseppe Mollotti, il 42enne che sabato mattina, mentre stava scaricando davanti alla sua abitazione di via Martiri Lunatesi a Capannori della legna do rimorchio della sua auto, una Fiat grande punto grigia, è stato travolto dalla rimorchio stesso, dopo che un'ape, un Piaggio Porter della sua Eco, azienda che fa raccolta di rifiuti per conto di Ascit, condotta dal 35enne FN, è piombata frontalmente contro la sua vettura. L'uomo, che intenta svolgere il suo lavoro, non ha avuto il tempo di vedere quel mezzo che viaggiava nella carreggiata opposta perdere il controllo e invadere la corsia di marcia in cui era parcheggiata la sua auto. Nella caduta si era rimediato un forte trauma cranico. Trasportato d'urgenza all'ospedale Cisanello di Pisa con il Pegaso, Mollotti nella tarda serata di domenica ha cessato di vivere. E parliamo adesso di maltempo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di tipo moderato per pioggia e neve a basse quote su tutta la provincia di Lucca. Dalle ore 22 di questa sera fino alle ore 15 di mercoledì 16 gennaio. In particolare sono previste precipitazioni nevose a quota 400-600 metri fino alle 22 di domani sera, mentre scenderanno a quote ancora più basse nelle ore successive. Intanto quella appena passata è stata una notte di super lavoro per i mezzi della provincia. La neve ha infatti fatto la sua comparsa ad alte quote anche nel territorio lucchese. Si è registrato un metro a San Pellegrino e Radici, mentre sulle Apuane, a Careggine e Piazza al Serchio la nevicata si è fermata intorno ai 50 centimetri. La Protezione Civile raccomanda quindi agli automobilisti di muoversi solo se strettamente necessario e comunque con catene a bordo, gomme
bombe termiche, così come previsto anche dalle ordinanze regionali, provinciali e comunali. E torniamo adesso a parlare del progetto di Piazzale Verdi. Il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, è stato di parola e questa mattina ha consegnato alla Procura della Repubblica la registrazione audio-video del Consiglio Comunale di venerdì scorso. Sentiamo. Dai tavoli del Consiglio Comunale a quelli della Procura della Repubblica di Lucca. Se è ancora incerto che il progetto di riqualificazione di Piazzale Verdi prima o poi veda la luce, si può invece dire con certezza che in caso di realizzazione il suo percorso è stato tutt'altro che in discesa. Un parto da dimenticare, insomma, prima le critiche da associazioni, categorie economiche e forze politiche di opposizione, poi un Consiglio Comunale trasformato da iniziale seduta ordinaria in seduta aperta ed infine il passaggio sotto gli occhi della giustizia. Come annunciato durante la seduta del Consiglio di venerdì, avente ad oggetto proprio il futuro anfiteatro nel Parco del Ricordo, il sindaco nella mattinata ha consegnato alla Procura della Repubblica la registrazione audio-video dell'assise cittadina e allegata a questa una breve sintesi delle motivazioni che hanno portato alla consegna del materiale. Il primo cittadino ha così anticipato il consigliere di governare Lucca, Piero Angelini, che, dopo essersi visto respingere dal Consiglio la sua mozione in cui chiedeva il ritiro del progetto, aveva detto che avrebbe portato le sue osservazioni all'attenzione della procura. Secondo il consigliere di opposizione, infatti, nell'iter per la variante al progetto sarebbero state compiute gravi violazioni da parte degli uffici. In particolare sarebbero stati fatti dei falsi nelle dichiarazioni di conformità del progetto agli strumenti urbanistici. Tambellini, però, fiducioso della sua squadra e pronto a fare passi indietro nel caso avesse ragione il professore Angelini, lo ha anticipato. Alla procura l'ardua sentenza. E adesso ci spostiamo a Capannori, dove da febbraio riprenderanno le visite all'Oasi del Bottaccio di Castelvecchio di Compito, oggetto di diversi lavori nell'ultimo periodo. Il WWF, grazie alla convenzione in atto con il comune di Capannori, ha infatti realizzato molti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel sito naturalistico. Sono state ristrutturate le passerelle in legno che collegano i vari ambienti dell'area umida, è stata ripulita tutta l'area in seguito alla grande ondata di detriti che è arrivata nell'oasi nell'ottobre scorso. Inoltre, per rendere più agevoli le visite dei cittadini e delle scolaresche, sono stati anche realizzati lavori di pulizia dei rovi e del sottobosco. Tra poche settimane, infatti, esattamente il 3 di febbraio, l'area sarà aperta al pubblico la domenica con visite guidate. Fino al 24 marzo ci sarà una visita alla mattina alle ore 11, mentre dal giorno di Pasqua e fino alla seconda domenica di maggio le visite guidate saranno due, alle ore 11 e alle ore 14:30. E adesso ci spostiamo a Palazzo Ducale, dove questa mattina Provincia di Lucca e Comune hanno presentato il programma stilato congiuntamente in occasione del Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo. Sentiamo quali gli appuntamenti in programma nel nostro prossimo servizio. Incontri per le scuole, appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza per approfondire e soprattutto per non dimenticare. Questo è il significato del calendario di manifestazioni organizzate dalla Scuola per la Pace della Provincia di Lucca in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea e il Comune di Lucca in occasione del Giorno della Memoria, in cui si ricorda il dramma della Shoah e del Giorno del Ricordo, istituito per conservare la memoria della tragedia delle vittime delle foibe. Nel programma del 2013 particolare attenzione è stata prestata al ricordo di quelli che potrebbero essere definiti i dimenticati tra i dimenticati, ossia disabili, omosessuali, sinti e rom, che hanno subito discriminazioni ed umiliazioni perché ritenuti diversi. Tre in particolare gli eventi in calendario: lo spettacolo del 29 gennaio alle 10:30 al Teatro del Giglio sulla visita di Teresin, le visite il 2 e 3 febbraio a Trieste alla Risiera di San Sabba, lager nazista utilizzato per il transito, la detenzione e l'eliminazione di ebrei detenuti politici, e alla foiba di Basovizza, simbolo di tutte le atrocità
atrocità commesse sul finire della Seconda Guerra Mondiale dalle milizie e dai fiancheggiatori di Tito, con il relativo centro di documentazione. Ed infine il Consiglio Congiunto di Provincia e Comune di Lucca all'ex Real Collegio, luogo simbolo del capoluogo che ha accolto per lungo tempo i profughi dell'Istria e della Dalmazia. Tra gli altri appuntamenti organizzati dalla Provincia di Lucca, la proiezione di Vento di Primavera, mercoledì 30 alle 21.30 al Cinema Italia, e l'incontro di giovedì 31 a Palazzo Ducale, I Triangoli Rosa, l'olocausto degli omosessuali. Il programma del Comune prevede poi le celebrazioni ufficiali nelle giornate del 27 gennaio e 10 febbraio, con due cerimonie rispettivamente al parcheggio Palatucci e al Real Collegio. E adesso una breve sigla e poi la nostra pagina sportiva. Ben ritrovati con lo sport, partiamo con il calcio e quindi con la Lucchese che ieri, grazie ad una doppietta di Chiarabini e un gol di Canalini giunto a 5 minuti dal termine, ha battuto 3-2 il Mezzolara, tenendo così accesa la fiammella della speranza. La cronaca della partita nel servizio di Lodovico Poschi. Non c'è Brega squalificato, ma ci pensano Canalini, gol decisivo a 5 dalla fine, e Chiarabini, prima doppietta in Serie D, ad abbattere il Mezzolara e tenere accesa la fiammella della speranza. Certo, il Piacenza non perde un colpo, asfaltata anche la Bagnolese, mentre rallentano Pistoiese e Tutto Cuoio. Il match in Emilia era la classica gara spartiacque. Vincendola, i rossoneri restano in corsa per la promozione diretta, anche se il distacco dalla capolista resta di 8 punti. Ma ciò che importa è che la squadra di Innocenti non molla e su un terreno impossibile contro un avversario di gran livello arriva il sesto successo esterno della stagione, al termine di una gara tiratissima e molto combattuta. Innocenti recupera l'ultimo a Liboni alle prese con problemi alla schiena e lo piazza dietro a far coppia con Carli. Conti si sistema a centrocampo e in attacco Canalini gioca al posto dello squalificato Brega e il giovane Barretta al posto di Rossi, anche lui squalificato. Lucchese in vantaggio al 12esimo con Chiarabini che mette in rete a porta vuota dopo il pressing di Da Silva che costringe all'errore il portiere. Partita in discesa, ma i rossoneri amano spesso complicarsi la vita e al 34esimo il Mezzolara pareggia grazie ad una topica di Casapieri che sbaglia i tempi dell'uscita e permette ad Achilo di mettere comodamente in gol. Ripresa, Innocenti inserisce Gatto al posto di Da Silva e i rossoneri tornano in vantaggio, ancora con Chiarabini che segna così la prima doppietta in Serie D. Il Mezzolara però non molla, la partita sale di tono, con gli emiliani che cercano spesso le spizzicate di Bazzani e al 16esimo arriva il pareggio, cross dalla sinistra di Semprini, Bazzani colpisce di testa e costringe Casapieri alla respinta, sulla palla si avventa Arseno che mette dentro. Il pari non può soddisfare una Lucchese alla disperata caccia dei tre punti e a 5 dalla fine ci pensa Canalini a regalare il gol che vale una vittoria pesantissima con un colpo di testa su un perfetto cross di Angelo. Dal calcio al basket, ieri alla Palatagliate è andato in scena il Basket Day, ovvero l'evento organizzato da Arca, Le Mura e Croce Verde di Lucca, con l'intero incasso devoluto all'Associazione di Pubblica Assistenza. Le prime a scendere in campo sono state le ragazze biancorosse che hanno stravinto contro Priolo. Vediamo. La Jazam Gas Le Mura torna ad assaporare il gusto della vittoria. Con merito e grinta le biancorosse hanno battuto al Palatagliate nella seconda di ritorno l'Isa Benerge Priolo con il punteggio di 83-58. Match in equilibrio nella prima parte con Jazam Gas che piano piano trova il ritmo e l'incisività giuste per allungare e finire con un più 25 che dà morale e fiducia a tutto l'ambiente. A sbloccare il risultato è il pivot bianco-verde Kain, poi Johnson e Gianolla portano Lucca avanti. Segno sigla il 17 ospite. Una pimpante Ruzicova, la migliore ieri, segna da sotto, ma Kain riporta Priolo avanti. Entra nel tabellino Johnson, ma ancora Veselovski punisce Jazam Gas prima che Ruzicova riesca per due volte a punire la difesa bianco-verde e portare Lucca sul più a 3. Ma ad un secondo dallo scadere, Veselovski segna con un fallo ed il parziale si conclude in perfetta parità, 20-20. Nella ripresa Lucca parte bene,
segnano Dotto e Spreafico con la pericolosa Veselovski che però riporta la parità con 7 minuti da giocare. La battaglia continua e Segno porta avanti le ospiti a metà parziale, ma la reazione di Lucca è rabbiosa e con 2 triple di Spreafico e un contropiede di Bagnara ribalta il risultato. La brava guardia Veselovski segna in penetrazione, ma Ruzicova, Dotto, Andrade e Bagnara danno poi fino alla fine il massimo vantaggio alle biancorosse. Il parziale termina sul 44-32 per le padrone di casa. Una tripla di Milazzo inaugura la ripresa, ma Res, Johnson e compagni rispondono prontamente anche sui successivi attacchi di Priolo e sul 63-46 termina il terzo parziale. L'ultima frazione si apre con il quinto fallo di Res ed un bel canestro di Segno, ma Lucca difende ancora e lo score finale segna 83-58 per le biancorosse che si rilanciano prepotentemente in campionato. E ancora per il basket vince l'Arcantea contro Perugia, partita bella ma solo agonisticamente con 2 attacchi che faticano a trovare punti. Le buone notizie per i lucchesi giungono dalla ritrovata solidità difensiva, l'analisi del match nel nostro servizio. I biancorossi dell'Arcantea vincono il match casalingo contro Perugia e si gettano alle spalle le 2 sconfitte contro Agrigento e Reggio Calabria. Partita nervosa con i ragazzi di Russo che cedono nei passaggi perimetrali perdendo fluidità in attacco. Perugia parte meglio grazie alle buone conclusioni del Baby Sant'Antonio e a Poltroneri che infila 8 punti nei primi 5 minuti di gara, ma ben presto la difesa lucchese si adatta e la partita diventa una lotta contro le retine. Al termine di un poco spettacolare primo tempo, le 2 formazioni si trovano sul 28 pari. Nel terzo quarto, ospiti ancora avanti sul 30-28, prima che Davide Parente decida la gara con un parziale solitario di 11-0, frutto di un 3 su 4 dalla lunga distanza e ad un canestro in penetrazione. Il parziale sarà ben più mortifero, 21-3, che manda i titoli di coda con 10 minuti di anticipo sulla sirena finale. Il quarto quarto è il più classico dei garbage time, con i lucchesi che tornano a giocare male e gli ospiti incapaci di rientrare nella gara. Emblematico il parzialino di 11-6 che chiude un match costellato più dalle palle perse che dal bel gioco. Si segnalano solo i 2 punti finali di Poltroneri, migliore realizzatore del campionato, che raggiunge la doppia cifra partita ormai decisa, 61-50 per i lucchesi, che avevano bisogno di una prestazione decisamente diversa domenica prossima sempre al Palatagliate per avere la meglio sulla BLS Chieti. E chiudiamo la pagina sportiva con il volley femminile, prosegue la maledizione del quinto set per la Nottolini, ancora una volta battuta sul filo di lana, questa volta dal fanalino di coda Quarrata. La partita ha vissuto di una grande alternanza e nessuna delle 2 squadre in campo è riuscita ad imporsi con determinazione. Dopo una partenza bruciante, le capannoresi hanno vinto il primo set 15-25. Le ragazze di Mister Beccheroni hanno subito il ritorno delle avversarie che con fatica si sono portate sul 2-1. Con grande fatica poi le ospiti hanno raggiunto il pareggio e sono arrivate quindi al fatidico tie-break. Lì il lento appannarsi di Dovichi e Maltagliati, unito ad alcune sbavature del libero Sbrana, hanno condizionato il quinto set che si è trascinato stancamente in favore di Quarrata, che ha meritato la vittoria. Grazie al punticino conquistato e alla sconfitta netta per 3-0 della MT Motori Bologna contro le lucchesi della Delta Luck, Nottolini è comunque a quota 15 punti fuori dalla zona retrocessione. E con questa notizia era tutto, dopo la sigla le previsioni del tempo, poi dopo il nostro telegiornale vi ricordo anche l'appuntamento con la trasmissione curata insieme al comune di Capannori, ovvero Capannori con voi. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta su Di Lucca invece per domani alle 12.50 con il nostro notiziario flash. Grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di serata.